Tradizionale conferenza stampa di fine anno del sindaco di Cosenza Mario Chiuto che, affiancato dal capo di gabinetto Antonio Molinari e dal vice sindaco Iole Santelli, ha ripercorso l'intenso ed entusiasmante anno di attività amministrativa che ormai volge al termine e ha illustrato i progetti in itinere che saranno realizzati nel nuovo anno. Abbiamo realizzato, come sempre nel passato, opere significative per questa città, partendo con l'inaugurazione del ponte di Calatrava a gennaio, poi tante altre realizzazioni, ci sono lavori in corso, ci sono opere adesso che finalmente verranno completate, che daremo alla città nel prossimo anno, e tante gare che abbiamo in corso che riguardano le periferie, riguardano il fiume navigabile, riguardano nuove piazze, riguardano pedonalizzazione, riguardano nuovi servizi. Quindi, come al solito, un'attività molto impegnativa, molto operativa, concreta, che produce risultati e che durante appunto i lavori produce anche disagi per i cittadini, e noi ci scusiamo perché capiamo che questi disagi sconvolgono anche spesso la vita delle persone. Il sindaco Chiuto ha poi esposto la sua idea sul futuro della Calabria, che dovrebbe puntare su sostenibilità, ecologia, cultura e sociale. C'è bisogno di un cambiamento radicale, ha proseguito Chiuto, perché le risorse ci sono e sono tante, ma spesso o non si spendono o si spendono male. E ai giornalisti che hanno chiesto un suo parere circa l'opportunità delle dimissioni del presidente Oliverio, alla luce degli ultimi fatti giudiziari, il sindaco ha risposto così. Al di là dei reati penali sui quali non voglio entrare, io sono sempre stato e continuo ad essere un garantista. Io credo che questo che è venuto così ad essere evidenziato dagli atti prodotti dalla procura dovrebbe comportare anche una consapevolezza da parte del Presidente della Regione che è necessario dimettersi. Non spetta a me dirlo, lo deve dire lui. Noi comunque siamo pronti alle elezioni, io sono stato indicato come candidato, quindi non voglio esprimermi in questo senso. Mi aspetto per questa regione uno stravolgimento, un cambiamento in meglio, e questa attuale amministrazione questo cambiamento non lo garantisce per nulla.